Sono un ricercatore e oltre a creare una grande ricerca, mi piace realizzare i sogni delle persone, ma anche i miei sogni. Per me niente è impossibile. E quando qualcuno ti dice che un qualche cosa è impossibile, bene, allora vuol dire che è possibile. I sogni partono da bambini, questi bambini che vanno a letto e sognano di essere quel pilota, quel calciatore, quel tennista o di fare quel determinato lavoro. I bambini hanno un qualche cosa di magico, o meglio, usano la fantasia e credono in ciò che vedono. Hanno una grande empatia ed emozioni e sono collegati direttamente all'universo che crea. Ma automaticamente quei bambini, quando cominciano a diventare grandi, studiano, studiano e studiano. E ahimè si prendono tante svalutazioni. Finché un giorno qualcuno ti spegne il tuo sogno, te lo mette in un cassetto, te lo chiude a chiave. E poi quando diventi vecchio non ti ricordi più veramente di qual era il tuo sogno. Ti senti triste, ma non sai nemmeno il perché. Allora io sono qui per dirti che se tu hai un sogno in questo momento della tua vita, che è quello di fare ristoratore, quello di avere un bar, quello di avere qualsiasi cosa, devi imparare ad avere rispetto del bambino che vive in te. Devi andare a prendertelo. Devi usare il suo sguardo, la sua intenzione, la sua fantasia, ma soprattutto la sua gioia. Perché attraverso la sua gioia, attraverso la sua spinta, tu potrai andare a prenderti il tuo sogno. Nel frattempo, se magari cominci a diventare anche un grande guerriero, non sarebbe male, no? Il bambino che vive in te, più un grande guerriero, uguale niente è impossibile. Credi nei tuoi sogni. Io ci credo. Sono un realizzatore di sogni. A calciatori che non erano nessuno, gli ho dato una grande emozione, dicendo che erano quella persona, quel qualcosa che volevano. È risultato un qualche cosa di magico, ma in realtà ho usato la loro energia. Allora, se un calciatore riesce a realizzare il tuo sogno, perché anche tu non puoi realizzare il tuo? Perché non puoi realizzare quello che ami davvero? Chi è che ti vieta di non sognare più? Chi è che ti vieta? Chi? Il virus? No, è un alibi. Quel ristoratore? No, è un alibi, è tutto un alibi. Deve tirare fuori la garra, deve tirare fuori gli occhi della tigre, devi tirare fuori la fantasia, ci devi credere. E dopo una cosa buona ne voglio un'altra, un'altra ancora, un'altra ancora, finché la battaglia non avrà fine. Basta darti alibi, zero alibi. Comincia a dire è colpa tua e migliorati. Comincia a dire è colpa tua e migliorati. Migliorati. Continua, ripetiti. E la notte vai a prenderti quel bambino. Il bambino che vive in te la notte, la sua mente, le sue emozioni, è il guerriero che vive in te di giorno. Crea l'unione tra io bambino e io guerriero. Crea l'unione tra la fantasia e la forza. Crea l'unione tra l'intenzione e la fede. E i tuoi sogni sono realizzabili. Non c'è nessun virus che ti possa spegnere perché tu hai gli occhi del guerriero. Hai la fantasia di un bambino. Hai la purezza di Dio e hai la forza di un'ira di Dio. Niente per caso. Neanche se guardi questo video. Io non sono un folle, sai? Sono un realizzatore di sogni. E realizzo sogni tutti i giorni, ma li realizzo a quelli con gli occhi della tigre, a quelli folli, a quelli che ci credono davvero. Allora io ti dico, credi in te. Amati. Vai a prenderti quel bambino, uniscilo alla tua anima. E vivi.